Buonasera, sognatrici, sognatori, eccomi qua anche questa sera ad interpretare o cercare di dare un significato ai vostri sogni, alle vostre visioni notturne e diurne, perché non solo di notte sogniamo, ma anche di giorno. Aspetto di vedere. Se ci siete, prima di cominciare, ciao Slavi, ciao, buonasera, ciao, ben arrivata. Allora, questa sera, se volete scrivermi i vostri sogni, io cercherò di dare un significato abbastanza, diciamo, soprattutto obiettivo, poiché voi sapete. Quali sono i vostri vissuti e vi do qualche indicazione in modo che abbiate del materiale su cui lavorare. Ho già due richieste che mi sono arrivate nei messaggi che presentavano la mia diretta e andrei avanti con questi intanto che voi mi mandate i vostri. Quindi inizierei con Elga. Ci sei Elga? Elga Noemi? Non vedo. Comunque, in ogni caso, chiunque voglia rivedere la diretta, ovviamente è sempre disponibile su Bridges of Light. Quindi vado avanti a leggere la richiesta di Noemi. Allora. Un sogno tanto bello quanto reale ha fatto. Mi è già capitato, dice, di avere colpi di sonno, ma non di sognare nel mentre. Allora, io vorrei specificare una cosa. Noemi ha fatto questo sogno mentre era in autobus. Quindi lei è entrata in quella che è la fase ipnagogica. La fase ipnagogica è proprio la fase dell'addormentamento che avviene quando noi o siamo a letto ed entriamo nell'addormentamento, oppure può accadere in ogni dove, anche di giorno. Per esempio, Noemi era in autobus. L'autobus, come il treno, si sa, è un cullare continuo. Per chi magari anche sono arretrato, e quindi possiamo entrare in questa fase direttamente dentro nel sogno. Ora, sono sogni abbastanza di solito veloci, veloci, con suoni, immagine, molto rapide, però non sempre, delle volte sono proprio sogni. Con tutte le caratteristiche dei sogni notturni. C'è da dire che nella fase ipnagogica, proprio perché accade immediatamente quando ci addormentiamo, quindi se uno ha l'addormentamento facile, può anche fare l'agguato alla fase ipnagogica, se riusciamo a mantenere la lucidità. Nell'entrare in questa fase ipnagogica potremmo anche riuscire ad avere un sogno lucido, quindi rimanere lucidi e consapevoli anche dentro nel sogno. E questo ci darebbe la possibilità, ci dà la possibilità di gestire il sogno come vogliamo e di fare nel sogno proprio tutto quello che ci pare piace, invece di doverlo interpretare, ad esempio. Possiamo chiedere alle persone, ai personaggi che ci sono nel sogno, se per caso hanno qualcosa da dirci. Ecco che il sogno si interpreta nel sogno, quindi i messaggi li riceviamo direttamente. Quindi è un'opportunità preziosissima. Nel caso di Noemi è prezioso ugualmente perché le dà un bellissimo messaggio. Vado avanti nella lettura in modo da far partecipi anche voi. Allora, nella realtà, dice Noemi, sono nel bus e
e all'improvviso mi si chiudono gli occhi. E parto subito sognando che mi ritrovo nella nuova casa della mia carissima amica. Mi dà il benvenuto nella sua umile nuova casa. Le chiedo perché abbia scelto proprio Genova come città dove trasferirsi. E lei mi risponde che ha scelto Genova perché è più vicina a Venezia. Così ci organizziamo per andarci con il tram. Con il tram, sì. Ma comincia a piovere fortissimo e lei si preoccupa. Ma per calmarla io le racconto un episodio che ho vissuto nel giardino di casa mia a Roma e di come sono rimasta affascinata. Nel cielo vedevo due libellule blu indaco che volavano giocherellando insieme ad altre farfalle bianche. Ora, Noemi, bisogna vedere e analizzare la relazione che c'è con questa amica. Però, se questa amica ha davvero cambiato casa, sappiamo, e Noemi in modo particolare perché sogna sempre le case, che la casa rappresenta noi stessi e il nostro contenuto. Quindi la casa rappresenta ciò che siamo, con tutte le stanze, con il tetto, la cantina, la soffitta e tutto ciò che c'è dentro una casa, rappresenta parti di noi. Quindi l'amica, carissima, quindi c'è sintonia fra te e questa amica, ha cambiato casa. Cambiare casa, in questo caso, è un nuovo inizio, un rinnovamento. E le farfalle e le libellule rappresentano proprio questo, una metamorfosi, la libertà e un nuovo inizio. Quindi mi sembra che l'identificazione con l'amica, se posso sempre sbagliare, possa rappresentare un nuovo inizio anche per te, un cambiamento, un cammino che stai facendo. Quindi ecco, questo vedo nel sogno di Noemi. Poi Noemi, mi fai sapere se ti identifichi con quello che ho appena detto. Vediamo intanto chi c'è. Anna Rita, vediamo. Sì, ci sono già dei sogni. Allora, Slavi sogna spesso lo tsunami. Allora, Slavi, lo tsunami è lo stesso, diciamo, ha lo stesso significato del mare. Il mare rappresenta il nostro inconscio e tutto quello che c'è nel nostro più profondo inconscio, quindi le cose rimosse, le cose di vecchia data, le cose che non ricordiamo, le cose che sono troppo grosse per elaborare, da elaborare. Lo tsunami rappresenta proprio qualcosa di veramente grosso, qualcosa che spinge per uscire, perché lo tsunami ha una forza prorompente. Quindi c'è qualcosa dall'inconscio che emerge e chiede di uscire, chiede di essere visto, chiede di essere riconosciuto. Quindi lì c'è da fare un'analisi interiore e vedere cosa c'è che freme per uscire, per essere rivelato. Questo in genere è lo tsunami. Poi bisogna vedere anche il contesto del sogno. Però, se questo tsunami è frequente, di solito il messaggio è questo, è questo. Allora, poi abbiamo Serena. Serena, un orso, sogna un orso che arrivava verso di me, lo vedevo da fuori come in un video, e poi invece era reale, mi leccava e lo coccolavo, era morbido. Forse Serena rappresenta proprio quello di cui hai bisogno, coccole e tenerezza. L'orso, non ho capito se
Sì, l'orso, da quello che ho capito, se è minaccioso è grande, un cucciolo non può essere minaccioso. Quindi può darsi anche che sia una tua attitudine nei confronti di tenerezza e coccole che magari non è di qualcuno che riceve, che riesce a ricevere senza difficoltà. Può darsi quindi che ti riveli questo, che tu vedi magari un pericolo che non c'è. Infatti l'orso viene per coccolarti e per farti sentire tutta la sua morbidezza, ma tu all'inizio lo vedi come minaccioso. Questo lo vedrei applicabile nelle relazioni di qualsiasi tipo, può essere relazioni familiari, di coppia o di amicizia. Questo è quello che ci vedo io a livello obiettivo. Anna Rita, un paio di giorni fa una donna mi ha scritto su un foglio in un sogno: fai del male senza esserne capace. Che significa? Mi sembrava un messaggio comprensivo. Sì. Allora, Anna Rita, in genere questi messaggi arrivano e li deve comprendere il sognatore. O lo comprendi tu, o in questo caso io non ti posso aiutare perché è un messaggio diretto, è un messaggio esplicito, un messaggio esplicito del genere va direttamente al tuo sentire. Quindi sei tu che sai lì che cosa intende dire, perché una frase messa lì così può significare tante cose, ma non per te, certamente. Quindi prova a vedere in quale campo si applica o si può applicare questa frase. Sicuramente i sogni si riferiscono sempre, spesso, molto spesso, al 90% dei casi, a quello che stiamo vivendo in questo momento. Quindi non serve, Anna Rita, andare tanto lontano. Ok? Casomai mi fai sapere. Ok? Era un sogno lucido? Sì, può essere benissimo. Quindi il messaggio è più chiaro ancora. Monia, vediamo, sembra essere un po' più lungo questo sogno. Questa mattina ho sognato un groviglio di fili e una voce che mi diceva: tuo figlio Alessio. Poco fa è venuta una signora al lavoro e mi ha detto se potevo ricamargli il nome di suo figlio, Alessio. Non potevo crederci. Allora lì bisogna vedere questo Alessio chi è e cosa rappresenta. Può essere benissimo un messaggio, però il groviglio di fili indica che ci sono dei fili da sbrogliare, quindi c'è qualcosa di intricato da sistemare. Ovviamente per ricamare il nome di Alessio su un tessuto devi sbrogliare la matassa, quindi il messaggio è doppiamente chiaro, è sia nel sogno che nella veglia. Quindi forse al di là del nome che solo tu puoi collegare, perché non so chi rappresenta questo Alessio, se magari può ricordarti qualcuno che conosci e quindi avere un collegamento. Io così da lontano ci vedo un groviglio di fili da sbrogliare, quindi è qualcosa inevitabilmente da sistemare per poter poi agire, quindi ricamare il nome. Lì devi vedere tu. Queste sono le informazioni che mi sento di darti. Grazie, grazie a te Slavi, grazie Serena. Ok, in attesa degli altri sogni vado avanti con il sogno di Roberta. Roberta ha sognato Luca Argentero, un attore, che le faceva la corte. Erano all'interno di una stazione e salivano e scendevano le scale. Lei gli dice: ma non è possibile, tu sei troppo bello per me. E lui: anche tu sei una bella donna. Allora, i personaggi famosi
rappresentano in genere qualcosa che è nel no nella nostra coscienza e vuole emergere. Quindi sono qualità o aspetti nostri che noi rinneghiamo forse anche per poca autostima o per tutta una serie di motivi. Però questi personaggi famosi che noi sogniamo molto importanti, in genere nella vita di veglia sono inarrivabili per noi, quindi sono troppo bravi, sono troppo belli, non sarò mai come lei o come lui. Ecco, questi sogni in genere ci dimostrano che le potenzialità ci sono, che c'è il desiderio e che ci sono attitudini che sono nostre che spingono per emergere. Infatti, voi tu dici saliamo e scendiamo le scale, quindi è un andare e venire di questa presa di coscienza che c'è qualcosa dentro di te che potrebbe anche emergere e sono delle qualità che quindi alzerebbero la tua autostima e ti permetterebbero un'evoluzione, quindi un miglioramento, un'evoluzione è sempre un miglioramento. Questo è quello perlomeno che ci vedo io. E ecco, mi sento di dire questo. Personaggi famosi in genere, è successo anche a me di sognarli, significano questo. Noi abbiamo le potenzialità che hanno altri, poi magari abbiamo altri scopi nella vita, non abbiamo lo scopo di fare l'attore, abbiamo magari degli scopi o dei destini anche più importanti. Non è che solo perché sono in televisione, queste sono cose che abbiamo creato noi. Ci sono persone che hanno delle abilità che non reggono confronti con nessun attore di Hollywood, quindi è un metro di misura che abbiamo noi. Quindi il sogno utilizza l'attore, perché è un personaggio importante di rilievo, per attirare la nostra attenzione su questa cosa. Questo è lo scopo dell'utilizzo del personaggio famoso. Ecco, questo per Roberta. Allora, Anna Rita, grazie, cerco di fare quello che posso, quello che sento. Ma allo stesso tempo penso che non sia oggettivamente giusto per qualcun altro. Però la mia intenzione non è quella di ferire qualcuno, solo di fare quello che sento. Però Anna Rita, qui vuol dire che sappiamo già di cosa stiamo parlando, quindi il messaggio vedo ha colpito nel segno. Quindi, al di là di quello che scrivi, c'è proprio questo lavoro da fare, quello che stai facendo adesso, quello che mi hai scritto, interrogarti su quello che sta accadendo. Tu ovviamente puoi sapere se è giusto, se è sbagliato, se sono parole vere, può essere anche un timore tuo. Quindi noi sogniamo delle frasi che magari a volte esprimono il nostro timore. Ho fatto bene, non ho fatto bene, non deve essere per forza un messaggio di condanna, però riguarda qualcosa su cui tu devi lavorare, quindi potrebbe anche essere: non devo avere sensi di colpa ogni volta che faccio qualcosa, oppure può essere: non devo trattare la gente in modo scortese. Questo lo puoi sapere tu. Comunque è lì che c'è del lavoro da fare, che sia in un senso o che sia nell'altro, bisogna prendere in mano la cosa, elaborarla, così non si presenta più. Ecco, che sia un senso di colpa o che sia un comportamento scortese, diciamo, risolvi la cosa e non si verifica più, non agisci più in quel modo, oppure non porti più pensieri, sensi di colpa ogni volta che devi fare o dire qualcosa. Questo io ci vedo da collegare alla frase, Anna Rita, fai del male se... Ma non riesco a comprendere. Allora,
Anna Rita, nessuno al mondo, nessuna persona al mondo, questo secondo me fa del male intenzionalmente. Siamo tutti delle bellissime persone. Quello che ci fa agire in un modo piuttosto che nell'altro, a livello inconsapevole, sono i nostri conflitti. I nostri conflitti sono dettati dai nostri vissuti. Quindi se noi da piccoli abbiamo visto questo, siamo cresciuti in questo modo, abbiamo imparato dai comportamenti dei nostri familiari, di altre persone, siamo rimasti spaventati da qualcosa che abbiamo visto, ci siamo innamorati di qualcos'altro che abbiamo visto, i nostri comportamenti saranno sulla base di questi vissuti. Ecco che non sono tutti fortunati, non tutti sono cresciuti in un modo equilibrato o stati amati, eccetera. Quindi in base a quello che ognuno ha ricevuto, ha fatto suo o solo fatto suo anche solo per imitazione, perché ricordiamoci che finché noi abbiamo sono sufficienti i primi 3 anni di vita. E lì il dado è tratto, quello che abbiamo vissuto e imparato rimane lì per sempre. È nell'inconscio, si può tirare fuori con i sogni. Però, diciamo, quando noi pensiamo, ma io non volevo, ma io non sono cattivo, ma io pensavo di fare del bene, è vero, è giusto, è giusto. Noi abbiamo un metro di misura diverso, abbiamo un modo di amare diverso, abbiamo un modo di avere paura diverso, siamo tutti diversi. Nessuno però è cattivo, quindi quando emergono, Anna Rita, questi messaggi, è lì che possiamo evolvere e farci delle domande. Ma quello che io faccio, alla fine, guardiamolo bene sotto la lente di ingrandimento. Può essere una perdita di tempo, può essere la ripetizione di uno schema che abbiamo imparato dalla nonna, dalla bisnonna, abbiamo visto fare così e ho sempre pensato che si facesse così. Non è detto, non è detto, magari dopo 100 anni non serve più fare o dire questa cosa in un certo modo. Insomma, si apre un mondo infinito. Questo sempre per sottolineare che tutti siamo delle bellissime persone. L'opportunità che ci dà un lavoro spirituale piuttosto che un'analisi dei nostri sogni è quello proprio di andare a vedere dove noi ci siamo impigliati, dove siamo rimasti indietro, dove dovremmo mettere un po' le mani, dare una limatina di qua, un'aggiustatina di là, buttare via qualcosa, eccetera. Questo è il mondo meraviglioso dei sogni, le opportunità che ci dà. Sono a nostra disposizione, tutti sognano e possiamo trarne vantaggio in ogni momento, ogni giorno. Ecco, questo è quello che penso io. Ok, Anna Rita. Bene, vedo che non ci sono altri sogni, allora io andrei avanti con il discorso che ho fatto prima. Ciao Antonella, ciao ciao, ciao Patti, ciao tutti. Con il discorso della fase ipnagogica. La fase ipnagogica, quella del sogno di Noemi, ti ho vista Noemi, è il primo che ho nominato il tuo sogno perché c'è la fase ipnagogica. Questa fase ipnagogica, che è praticamente un sogno immediato, appena ci addormentiamo arriva questo sogno, è uno strumento meraviglioso perché può essere anche un allenamento a ricordare i sogni. Ricordare i sogni non è difficile, è semplicissimo, basta dargli attenzione. E poi, quando gli diamo attenzione, ce li ricordiamo e dobbiamo scriverli. Quante volte io stessa mi sveglio durante la notte oppure al mattino presto e ancora oggi mi dico, beh, non potrei mai dimenticare questo sogno qui.
È talmente ingarbugliato, talmente impressionante e talmente significativo che non potrò mai dimenticarlo. Ma se non lo scrivo, me lo dimentico. Mi succede delle volte di non avere tempo di interpretare o trascrivere sul diario dal blocchetto piccolissimo che ho sul comodino, di trascrivere la bozza dei sogni e magari mi succede di prenderlo in mano alla sera. Io guardo questo blocchettino di quelli proprio da ufficio. Guardo e leggo questi sogni e dico, ma io ho sognato questa roba qua. Io non mi ricordavo, me l'ero già dimenticato. Quindi scriverli è proprio una cosa che va fatta se ci vogliamo lavorare. Ecco che attraverso la fase ipnagogica noi possiamo, per esempio, anche quando abbiamo l'abbiocco in ufficio o tornando a casa, in autobus o andando a lavorare in autobus, se accendiamo il registratore vocale del telefono e lo registriamo, è già un primo passo. Quindi diciamo, ho un sogno, lo trascrivo, inizio a tenere un diario. Quindi un sogno chiama anche un altro. La mia mente, la mia coscienza è focalizzata su questa intenzione. E quindi è un po' come andare a ginnastica. Il primo giorno è una novità, ma poi piano piano, di settimana in settimana, diventa un'abitudine. I muscoli si scaldano e facciamo gli esercizi come niente fosse. E i sogni arrivano spontaneamente, ce li ricordiamo sempre facendo lo sforzo di scriverli appena ci vengono in mente, diventa poi un'abitudine. E diventa un percorso evolutivo, un percorso di autoconoscenza molto prezioso perché possiamo farlo senza psicologo, senza andare a nessun corso, possiamo farlo semplicemente analizzando i messaggi che il sogno ci dà. Quindi è un autoaiuto a tutti gli effetti. Non ultimo, oltre alla fase ipnagogica, c'è anche la fase ipnopompica, che è quella del mattino. Quindi quando noi ci svegliamo al mattino, se non ci alziamo di colpo perché è tardi, perché dobbiamo andare a lavorare e perché pensiamo già a che cosa metterci e se piove, mannaggia, adesso piove, io mi ero preparata, i vestiti, quelli, l'infradito, adesso devo cambiare le scarpe. Panico, panico, specialmente per le donne. Quindi se non abbiamo questi problemini al mattino, ci svegliamo tranquillamente, un sogno ce lo ricordiamo. Se abbiamo tempo o abbiamo voglia di anticipare la sveglia di mezz'ora, mettiamo tipo nelle sveglie elettroniche, possiamo mettere anche due sveglie, alle 6 e una alle 6:30, oppure una alle 6:30 e una alle 7, a seconda dei vostri impegni. Quando suona la sveglia delle 6 e ci ricordiamo il sogno, andiamo a bere un bicchiere d'acqua e poi torniamo a letto e torniamo dentro al sogno. Teniamo in mente il sogno, che cosa diceva? Ah sì, stavo andando in montagna con il cane. Bene, vado a bere un bicchiere d'acqua in montagna con il cane. Torniamo a letto pensando alla montagna con il cane. È talmente breve l'attimo che tornando a letto noi torniamo dentro il sogno. Allo stesso modo in cui cerchiamo di trovare l'equilibrio fra sonno e veglia, possiamo riprendere il sogno. Possiamo riprendere il sogno e piano piano, senza insistere, entrare nel sogno anche noi e quindi verificare anche lì un'esperienza di sogno lucido. Stare lì e cominciare a guardarci un po' intorno, poi chiedersi ovviamente sono sveglio, guardarsi le mani, guardarsi un po' intorno, senza fissare lo sguardo su un oggetto in particolare. Se vedete che qualcosa si
si muove in modo strano. Guardate il pavimento, guardate basso, guardate in giro, poi guardatevi le mani, insomma, esplorate questi sogni. Ma queste due fasi sono un'opportunità per sperimentare proprio, come minimo, la presenza dei sogni e con quanta facilità arrivano. Questo soprattutto è lo strumento che abbiamo a disposizione con le prime due fasi, cioè le prime, la prima e l'ultima, quella dell'addormentamento e quella di quando ci svegliamo. Fra l'altro, se invece non avete molto tempo e non vi ricordate i sogni, come ho detto altre volte, al mattino vi girate in tutte le posizioni in cui siete soliti dormire, quindi vi girate, che ne so, sul fianco destro, aspettate un minuto di orologio, 60 secondi, e può darsi che arrivi il sogno. Se invece vi girate sul fianco sinistro e vi arriva sul fianco sinistro, è perché probabilmente quando avete sognato l'avete fatto il sogno mentre eravate sul fianco sinistro. Quindi è proprio una cosa di sensazione. Ero messo così quando ho provato questo e nella stessa posizione provo la stessa cosa. Ecco, così funziona, funzionano queste due fasi e sono uno strumento che può farvi rendere conto del potere che abbiamo, del potere che abbiamo di andare al di là del corpo fisico, con la mente. Quindi io sono a letto, sto dormendo, ma sto sperimentando tutte queste cose. Quanto altro riesco a sperimentare quando ho passato questa soglia? La risposta è un'infinità di cose. Noi possiamo tutto, basta volerlo, basta impegnarsi, ma possiamo tutto. Siamo materia densa, attaccata alla terra dal peso della gravità, ma il nostro spirito è libero e può elevare le proprie vibrazioni per arrivare dove vuole. Possiamo sentire, possiamo vedere. C'è chi ha un talento innato, è nato con delle capacità psichiche piuttosto che di altro tipo. C'è chi fa sogni lucidi spontaneamente, però anche se noi non li facciamo, non è detto che siamo poveri sfortunati, no? Possiamo farlo anche noi, tutti possono farlo. Sarebbe da chiedere ai bambini, è che se chiediamo a un bambino di 5 anni fa i sogni lucidi, ovviamente cade dalle nuvole, perché per lui è normale. I bambini sognano da quando anche sono ancora nella pancia della mamma, sono molto, molto di più e più frequenti i sogni nei bambini. Non dobbiamo contare le fasi REM nei bambini, sono molto, molto, diciamo che il loro sonno è fatto di fasi REM molto più lunghe e molto più frequenti. Quindi noi piano piano ci dimentichiamo di queste gioie perché? Perché arrivano i dolori, arriva il muto, arriva il capo, arriva il timore di non ricevere l'aumento, arrivano figli, arriva la suocera e ciao, è lì che noi perdiamo queste cose. Conosco molte persone che anche mia figlia, la più grande, lei ha visto le aure delle persone finché aveva 16 anni. Poi io non le ho più chiesto all'età di 21, 22, 23, non mi ricordo, che è andata a vivere per conto suo. Le ho chiesto: ma vedi ancora le aure, tesoro? E mi dice: eh no, mamma. E dico: ma perché? Le bollette, il mutuo, la macchina da pagare, eccetera. Queste sono le cose, la materia è quello che ci allontana da queste occasioni che noi abbiamo. Buonasera Ilaria, buonasera Giuseppina. Queste sono le cose che ci tengono lontani dalla spiritualità, l'attaccamento materiale. Però le possibilità che noi abbiamo rimangono. E sono infinite, e sono infinite. Pensate solo al potere anche della preghiera, quando uno prega, qualunque sia la sua religione o il motivo della sua preghiera, no, non pensa a quello
al mutuo o alla macchina, si ritaglia uno spazio come nella meditazione e lascia fuori tutto il resto. Anche nella meditazione ci sono delle esperienze di sogno, di visioni. Io medito da parecchi anni e sfrutto la meditazione per ricordare i sogni del mattino. I sogni del mattino, io me li ricordo quando, non ne ricordo oppure ne ricordo soltanto uno, ma so che c'è dell'altro. Io mi alzo, do da mangiare al gatto che ha la priorità, poi mi siedo in meditazione e man mano che si svuota la mente e che mi rilasso, riaffiorano così come nuvole. Nel cielo riaffiorano frammenti di sogno finché me li ricordo tutti. Infatti, quando medito con questo intento, tengo un blocchetto, il blocchetto del comodino e la penna le tengo vicino a me, pronta per scrivere appena mi ricordo qualcosa. È bellissimo. Se noi ci conosciamo e sappiamo di avere queste potenzialità che tutti abbiamo, è solo dedicargli del tempo e l'impegno che richiede. E poi possiamo tutto, possiamo aprire le porte, possiamo chiuderle se non ci piacciono, però sappiamo che possiamo andare oltre. Una volta aperta la porta del sogno, le possibilità sono infinite. Pensate solo ai sogni lucidi o il viaggio astrale che avviene anche attraverso il sogno lucido. Quindi si può andare oltre. Ultimamente mi piace leggere il blog di Robert Moss, lui si definisce l'antropologo dei sogni. Lui si occupa dei sogni da moltissimo tempo, lui sui sogni scrive poesie, fa disegni, va a visitare luoghi che vede o ha visto nei sogni. Ultimamente, siccome lui è australiano e vive in Australia, e purtroppo in Australia, diciamo, è molto rigida la situazione ultimamente, lui non può fare i suoi corsi. Allora scrive che ha fatto un corso in Europa in sogno, oppure ha imparato nuove cose sui sogni dai suoi studenti in sogno. Quindi è fantastico, è una salvezza anche in questo caso. Quindi sì, i sogni sono opportunità. È un mondo pieno di opportunità. Ora chiudo la parentesi perché vedo qua che arrivano dei sogni. Allora, Giuseppina, ho sognato dei coccodrilli che volevano mangiarmi. Allora, Giuseppina, i coccodrilli sono gli unici o i pochi, sono pochi, dei rettili preistorici dei tempi dei dinosauri che ci sono ancora. Quindi c'è qualcosa di altrettanto antico che ti vuole mangiare. Quindi può darsi, simbolicamente il coccodrillo è un animale aggressivo, non c'è dubbio. Ha una corazza, non c'è dubbio nemmeno lì. Ha i denti affilati, una bocca grande ed è un animale, preistorico, uno dei più antichi che abbiamo sulla Terra. Quindi secondo me c'è qualcosa, diciamo, che ti rode. Qualcosa di antico o qualcosa in soldoni, qualcosa di vecchio che viene fuori e se che vuole uscire e che se tu non tiri fuori ti divora. Questo secondo me ci vedo io. Ho già avuto a che fare con altre persone, con il coccodrillo e nei sogni ci abbiamo girato attorno ed effettivamente sì, io ho visto questo particolare nel coccodrillo, specialmente il fatto che voglia mangiarti, quindi lì rischi di farti divorare da qualcosa che vuole emergere dal passato. Quindi ispeziona, chiedi, valuta i vari atteggiamenti o anche le varie abitudini. Noi delle volte abbiamo abitudini che ripetiamo così automaticamente e non ci rendiamo conto perché è normale, come è normale
lavarsi i denti dopo mangiato. Iniziamo ad interrogarci su cosa facciamo e se ci è veramente utile o se è qualcosa che ci danneggia. Male non fa farsi queste domande. Allora, poi c'è Elga. A proposito, mia figlia di 4 anni l'altra mattina si è svegliata piangendo perché dice che aveva sognato che stava in macchina con il nonno che guidava e che il nonno ad un certo punto uscì dalla macchina lasciandola sola. Sì, piccolina, è un timore di abbandono. E ricordiamoci che quando i bambini vanno a letto, quando mettiamo i bambini a letto, i bambini non ci vogliono andare a letto. Perché? Perché loro non hanno la nostra cognizione dello spazio-tempo. Ora non so bene fino a quanti anni, ma un bambino non sa che quando chiude gli occhi e rimane lì a letto e domani li apre e c'è la mamma. Non lo sa proprio. Chi come fa a saperlo? Non ha ancora abitudini, non ha ancora la cognizione dello spazio-tempo, non sa leggere l'orologio, quindi può darsi che abbia a che fare con questo. Poi, Elga, sarebbe una cosa bellissima da fare, come si faceva in antichità, molte tribù, fra cui gli indiani d'America, fra cui le tribù dell'America centrale, come anche i Maya, i Toltechi, eccetera, facevano queste cose qua anche nelle isole dell'Oceano Pacifico, nelle Hawaii, Rapa Nui, cioè è sempre stata un'usanza attiva fino a prima, diciamo, dell'arrivo della Chiesa, quando i missionari. Il sogno ha perso di importanza e in favore della religione. Però c'erano tribù intere che si riunivano alla mattina e parlavano dei loro sogni, quindi in base ai loro sogni decidevano il da farsi. Parlare con i bambini e chiedere: amore, cosa hai sognato stanotte? Raccontami, dai. È un modo per capirli meglio, che meglio di così non si può. Perché gli entri dentro, loro sono innocenti, spiegano le cose così come stanno. Quindi, chiedendo loro dei sogni, primo, diamo importanza a questi sogni. Seconda cosa, noi possiamo avere un'idea 100 volte più chiara di cosa sentono dentro in questo periodo. Quindi, Elga, sì, io ti consiglio, so che lo farai per quello che ho capito su come sei. Chiedi sempre che cosa ha sognato, quindi tu saprai già quali sono le sue paure e quali sono le sue gioie. Ed è bellissimo. Quali sono anche le ansie, le paure, che cosa si sta sviluppando, un senso di colpa piuttosto. Sì, è uno strumento meraviglioso con i bambini e anche divertente perché fanno sogni bellissimi. Ilaria, cosa vuol dire avere quasi sempre incubi? Ilaria, dipende da come si svolgono questi incubi, che cosa dicono questi incubi. In genere c'è qualcosa che deve uscire, c'è qualcosa che bussa, qualcosa che bussa. Poi bisogna vedere se sono sempre uguali o se sono diversi, ma magari nella disperazione l'inconscio cerca di cambiare i simboli, ma la sostanza rimane quella. Quando fai questi incubi, Ilaria, prova a fare un riassunto, tipo: c'è qualcosa che voglio fare ma non ci riesco, c'è qualcosa che mi insegue e non riesco a liberarmene. Prova a fare riassunti di questo tipo e vedi nella vita di veglia cosa c'è che può fare riferimento a una frase del genere. Questo è quello che mi sento di dirti. Si possono sognare i defunti che vengono realmente nel nostro sogno? Sì, certo che sì, è possibilissimo e frequente, anche molto frequente, quindi sì.
Poi abbiamo Sabrina. Ho sognato che scendevo una scala verticale e avevo le vertigini. Allora, salire una scala vuol dire fare dei passi avanti o voler andare in alto o voler raggiungere un obiettivo. Nel caso della scala verticale, forse fatto il passo più lungo della gamba. Adesso la butto lì così: una scala verticale è una scala verticale, basta che metti un piede in fallo e cadi giù. Quindi, forse questo sogno, vuole dirti che, le vertigini, sono. Guarda di non sentirti male, vai un po' più piano, forse questo mi viene in una frase sola mi viene da dirti. Quindi considera sempre la scala verticale, non è una scala normale che si fa un gradino alla volta, ti puoi sedere, riposare un attimo. Sulla scala verticale devi salire e basta, non ti puoi fermare perché altrimenti non ti puoi sedere a dormire su uno scalino, ecco, questo spero che sia chiaro il concetto che volevo esprimere. Allora, sì, esattamente il forte senso del dovere, ecco, Giuseppina ha già capito. Bene, bene. Elga, il papà è assente, l'unica figura, ecco. Allora, in riferimento al sogno della bimba di Noemi, di Elga, lei scrive: il papà è assente, l'unica figura maschile è il nonno materno. Ecco, vedi che con il sogno, Elga, tu hai già capito che la piccolina ha nostalgia del papà e ha paura, siccome è andato via, sempre per il discorso di prima, tu puoi dirle quanto vuoi che torna, ma non è qui. Un bambino questo vede, qui non c'è, quindi tu puoi dirmi che torno, ma io non lo vedo e finché non lo vedo io sto male. Ecco che si aggiunge il timore magari di perdere anche il nonno. Ecco che nella sua innocenza, poverina, ti fa capire che le manca il papà. Ecco, tutto qui, ma una rivelazione, ecco la preziosità dei sogni dei bambini. Chiedete ai vostri figli che cosa hai sognato. Io ho i figli grandi, ancora mi chiamano o mi scrivono il messaggio, anche quello degli amici. La più giovane, che ha 16 anni, avrò 3-4 amici a cui regalo l'interpretazione dei sogni per il compleanno e sono felicissimi perché hanno un bonus di tot sogni, loro me li scrivono e io glieli interpreto e sono felicissimi. Quindi sì, diamo in mano ai giovani, facendoli crescere con i sogni, diamogli in mano questa possibilità che è loro, ora più che mai, credo che faccia molto molto bene ai giovani sognare e sapere di potersi conoscere meglio attraverso questi sogni. Io ho sperimentato questo con i giovani, ed è meraviglioso proprio che si capiscono, si sentono di avere delle rivelazioni con questi sogni. Quindi sì, Noemi, la bambina tua ne è l'esempio. Fai tesoro dei suoi sogni. Allora, Bianca, faccio spesso sogni premonitori di cose che poi avvengono. Cosa ne pensi? Allora, Bianca, i sogni premonitori esistono, cioè sono nella Bibbia, quindi la Bibbia è piena di sogni premonitori. Tutto quello che è accaduto è stato annunciato prima in sogno, quindi sì, esistono. Bisogna vedere cosa ne pensi tu, Bianca, perché dipende dal tipo di sogni che fai, se riguardano persone sconosciute, se riguardano familiari, quindi il peso di dover dire o non dire alcune cose, questo è una cosa da valutare a livello personale. Non posso darti dei consigli su come agire. È una cosa che deve sapere chi fa questi sogni.
Normalmente comunque l'istinto di dire qualcosa di importante c'è. Lì bisogna vedere quanto è forte. Ecco, lì devi decidere tu un po' chi ha doti di canalizzazione o chi magari parla con i defunti che gli dicono vai a dire a mio figlio, è la stessa cosa. Bisogna vedere se vogliamo metterci in gioco o quanto comunque sono frequenti questi sogni, tanto da magari farti intraprendere un percorso. Non lo so, lì devi sapere tu, devi sapere tu. Giuseppina, siamo tante generazioni del mio albero genealogico, dove la donna si carica di responsabilità senza avere il sostegno. Nella zona della Sardegna siamo matriarcali. Può essere questo, ripeto, questi pesi delle donne non sono solo della Sardegna, non per sminuire, ma sono ovunque. Quindi lì non deve essere per forza una cosa grossa, può essere anche quello a cui fa riferimento il tuo sogno, qualcosa di più piccolo, di una cosa proprio di famiglia. Andare su qualcosa di generale è comodo perché comunque è sempre corretto. Secondo me, se questa cosa, questo messaggio è arrivato in sogno, è qualcosa di personale. Quindi le famiglie sono piene di segreti, sono piene di cose non dette, sono piene di desideri inespressi, di relazioni nascoste, insomma, c'è di tutto in ogni famiglia, cose che noi nemmeno sappiamo. Però lì ecco, io ti ho dato un'indicazione, devi vedere tu il resto a livello proprio interiore. Non è facile così in una diretta risalire all'oggetto del messaggio. Lì bisogna fare un lavoro di introspezione. Ecco, Giuseppina. Ok. Allora, Elga, sì, Daniela, quello che mi dici mi preme tanto perché il papà è assente e l'unica figura maschile è mio papà. Grazie per il consiglio, ma più delle volte è lei che mi racconta i suoi sogni. I più ricorrenti sono che gioca con la nonna materna ormai trapassata. Ecco, sì, possibilissimo. Normale. Per loro è normale, non si scandalizzano, non dicono ho visto un defunto. No, ho parlato con la nonna. Ed è bene lasciare che sia così. Sì, salutamela. Oppure è normale per i bambini. Loro non vedono la differenza che vediamo noi perché non c'è effettivamente differenza, perché loro sono ancora puri, sono tanto di qua quanto di là, quindi mai banalizzare e lasciare che sia normale che abbiano questi che giochi con la nonna defunta, eccetera, eccetera. Sì, lasciala pure fare, che va benissimo così. Ilaria, i miei incubi sono gli stessi pensieri che ho da sveglia. Anche se in realtà è solo una paura, ma nel sogno questa paura si avvera. E per forza, Ilaria, non diamo da mangiare alle paure. Poi si crea questo, non si avvera solo nel sogno, si avverano nella realtà. Le paure, noi abbiamo il pensiero nostro ha il potere della creazione, di creare quello che pensa. Quindi se noi pensiamo anche su per assurdo, io non voglio ammalarmi, non voglio prendere questa malattia, non voglio perdere la casa, non voglio. Se ci ossessioniamo su questo pensiero, anche in negativo, non voglio, noi siamo fissi su quell'argomento e su quell'argomento accadrà quello di cui abbiamo paura. Noi abbiamo questo potere. Io ne sono convintissima perché l'ho sperimentato innumerevoli volte, quindi attenzione, Ilaria, a tenerti focalizzata su questo pensiero negativo. Lo so che è faticoso, ma prova a pensare ad altro, piuttosto mangia cioccolata, ma smetti di avere questo pensiero, perché questo è il messaggio dell'incubo. Attenzione che come si avvera in sogno, si avvera in realtà. Adesso, non voglio metterti paura, ma funziona così, sono forme pensiero,
Noi abbiamo questo potere, l'abbiamo sempre avuto, solo che non ce ne rendiamo conto. Noi agiamo automaticamente, i nostri pensieri vanno in automatico e non ci accorgiamo che la causa o che l'effetto che hanno lo vediamo davanti ai nostri occhi ogni giorno, perché non colleghiamo le due cose. Prova a farlo e poi sappimi dire. Allora, qua abbiamo gli ultimi 5 minuti. Arrivata ora, ciao Tania. Antonella, ciao Antonella. Ho sognato di trovarmi in un bagno senza porte e ho percepito del pericolo. All'improvviso mi sono sentita tirare dal vestito, ma dietro di me non c'era nessuno, buio totale. Ho pensato, buio totale. Non riesco ad aprire il messaggio. Buio totale. Ho pensato fosse la morte, ma perché? La sera dopo a mio figlio è successo quello che sai. Allora, Antonella, cara Antonella, io ti faccio lo stesso discorso che ho fatto ad Ilaria. Non avere paura. Non avere paura perché poi la paura te la porti a letto, te la porti in sogno e te la porti il giorno dopo. Non preoccuparti per cose, io lo so i pesi che hai, lo so il vissuto che hai, lascialo andare e non avere pensieri brutti. Quando fai un sogno del genere, se tu lo trasformi, io lo faccio e funziona. Se tu lo trasformi e cerchi con l'anternino tutti i lati positivi che può avere questo sogno, poi cambi il tuo pensiero. Se invece tu ci vedi sempre, delle volte mi scrivi i sogni e mi dici: "Oh, ho sognato che brutto, ma sarà mica che mi succede qualcosa, eccetera." Non è vero che sono sempre così, fai anche dei sogni bellissimi, però cerca di orientarti verso la positività del sogno, perché adesso non hai più bisogno della negatività. Quindi io credo che quello che ti tira il vestito non fosse la morte, fosse qualcuno che ti dice: "Smettiamola, la smettiamo o no?" E ti prende per il vestito. Sono i bambini con la mamma che fanno così, che ti prendono con il vestito e ti, per il vestito e ti dicono: "Guarda che sono qui, non avere la testa da un'altra parte, non guardare il cellulare, io sono qui, qui giù, guardami." Questo almeno mi viene in mente, può essere infantile Antonella, però mi viene in mente questo. Poi sì, abbiamo parlato anche nel gruppo di quello che è successo e mi sembra che si sia tutto risolto e anzi che il figlio abbia avuto un'esperienza bellissima. Quindi ecco, sì. Grazie a te Giuseppina, grazie Antonella. Io direi che ci siamo. Grazie, grazie Elga, grazie a tutti. Vediamo se sì, ci siamo arrivati, però ci vediamo fra 2 settimane. Io sono qui fra 2 settimane di nuovo con i vostri sogni. Vi ringrazio, un grazie enorme a Bridges of Light e a tutte le persone dietro alle quinte che sono sempre disponibili e senza di loro non ci sarei io, non ci sarebbe nessuno, questo non sarebbe a disposizione di tutte le persone che hanno voglia, bisogno, desiderio di evolvere. Grazie mille a tutti, grazie e alla prossima. Ciao, ciao a tutti.